Referendum numero 1. Scheda di colore rosso. Abrogazione della legge Severino su sospensione, incandidabilità e decadenza per alcune condanne. Per il primo quesito la scheda sarà rossa. Si vota per l'abrogazione della legge Severino, ovvero la norma che prevede l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive dopo le sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Se vince il sì, la legge viene abrogata e non ci sarà alcuna decadenza automatica. L'incandidabilità, l'incompatibilità e la sospensione dei politici condannati verranno decise da un giudice caso per caso. Vorrei spiegare molto bene questo quesito referendario perché è forse un po' tecnico, ma credo che meriti veramente il sì. Oggi come oggi, i sindaci e gli altri amministratori locali, dopo una sentenza di condanna, devono essere automaticamente sospesi, anche se è una sentenza per abuso d'ufficio. Come sapete, dopo una sentenza di condanna ci può essere un'impugnazione, un appello e una cassazione. Magari quello stesso sindaco che è stato sospeso poi viene assolto e rientra nel suo servizio, nelle sue funzioni, dopo un certo periodo di tempo in cui è stato sospeso. Quindi si ha una sorta di paralisi della pubblica amministrazione con avvicendamenti per una persona che poi però risulta del tutto innocente. Ecco che questo, oltre a essere ovviamente un'ingiustizia, qualcosa che discrimina solo i sindaci e gli altri amministratori locali, è un fatto che non va bene nemmeno per la collettività. Proprio per questo dire sì al referendum che abolisce il decreto Severino vuol dire mettere fine a questo caos. Se vince il no, l'automatismo resta con l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica in caso di condanna. Il principio dell'incandidabilità per chi è stato condannato in via definitiva per gravi reati contro la pubblica amministrazione trae ispirazione, oltre che dalle raccomandazioni espresse dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, anche dal principio sancito dal secondo periodo dell'articolo 54 della Costituzione. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. I promotori di questo referendum parlano solo della parte della legge Severino che riguarda le elezioni amministrative e che prevede l'incandidabilità anche per i condannati nel primo grado di giudizio. Ma per eliminare quella tipologia di incandidabilità sarebbe stato sufficiente proporre l'abolizione di soli 3 articoli della legge. La realtà è che grazie all'abolizione della legge Severino, una legge di civiltà giuridica, le forze politiche promotrici del referendum vogliono avere la licenza di riportare in Parlamento mafiosi, corrotti, corruttori. Vi spiegano che saranno i giudici, se lo valuteranno, ad aggiungere alla sentenza la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Vogliono cioè ripristinare un potere discrezionale del giudice, consegnando quindi alla magistratura la decisione di chi potrà candidarsi e chi no, e non come nell'attualità della legge Severino a un automatismo. E questo sarebbe lo stato di diritto promesso? Il quadro della politica e dell'etica pubblica in Italia è catastrofico. Il fatto che alcune forze politiche abbiano proposto dei referendum non per migliorare la giustizia italiana, ma per indebolire la magistratura è molto, molto pericoloso. La giustizia italiana, come tutte le burocrazie in questo paese, funziona male. Le cause sono molteplici e occorre che il Parlamento e le forze politiche le affrontino e si impegnino per una rapida e radicale riforma. Ma i referendum proposti non toccano alcun elemento reale per migliorare e velocizzare il sistema giudiziario. Il loro obiettivo generale è chiaro: aumentare ulteriormente l'impunità, in particolare per i crimini dei potenti, che meglio possono avvalersi di interpretazioni capziose e negatrici del diritto. L'assurdità di questi referendum sedicenti garantisti è dovuta poi al fatto che tra i proponenti c'è un partito che in Italia ha più di tutti lucrato vantaggi elettorali, strumentalizzando casi di criminalità, ha trasformato il sangue in consenso. Un partito beceramente giustizialista o placidamente garantista, a seconda di chi sia il presunto colpevole. Se sono immigrati, la condanna è istantanea, non solo senza appello, ma proprio senza processo.
Se invece i presunti colpevoli sono propri membri o rappresentanti della sua base elettorale, ecco diventare improvvisamente e graniticamente garantista. Per questi motivi, la nostra posizione è di respingere le schede e non andare a votare. Grazie.